19 luglio 1992. La notizia arriva poco dopo le 17. Un attentato dinamitardo a Palermo. Molti feriti, forse colpito un magistrato. Poi, col passare dei minuti, la spaventosa conferma. Il giudice Paolo Borsellino è rimasto ucciso nell'esplosione. Con lui 5 agenti della scorta, 18 i feriti. Il corpo del giudice è completamente carbonizzato, con il braccio destro troncato di netto. Insieme al giudice, in questa nuova, ennesima strage, sono morti gli agenti Emanuela Loi, Agostino Catalano, Walter Cusina, Claudio Traina, Vincenzo Limuli. È in via Mariano D'Amelio, dicevamo, strada sconosciuta anche a molti palermitani fino ad oggi. La via D'Amelio è una strada stretta, lunga un centinaio di metri e senza uscita. Tra le mie braccia gli ultimi respiri di Giovanni Falcone. Pensai che si trattava di un appuntamento rinviato. È normale che esista la paura in ogni uomo. L'importante è che sia accompagnata dal coraggio. Non bisogna lasciarsi sopraffare dalla paura, altrimenti diventa un ostacolo che impedisce di andare avanti.